L'Italia, l'Italia protesta, manifesta su un'inchiesta che sta celata in una cassa in tasca, milioni di soldoni in una truffa, ma il nostro grido non si arresta. Presta attenzione a ciò che succede, succede l'informazione se cede il passo all'alimentazione di una nozione falsificata su tele. Questo è telecontrollo, te lo espongono come un decollo, unica via, ma in verità è un crollo dell'economia. Più che cosa mia percepisco cosa nostra, la mafia dietro agli appalti resta nascosta, quotata in borsa, ma l'ha mai detto a te la TAF quanto ti costa? Tosta la decisione del cittadino che sta davanti alla televisione in fissa, senza un'opposizione onesta, questa come la lettera ai Corinzi, più che dibattiti vostri in missa, dico mizi sin dagli inizi, si è censurato il tutto, brutto da dirsi la nazione veste il lutto, frutto di un cantiere fatiscente, un altro operaio muore senza che nessuno sappia niente. Questa è la questione che in quest'ora, in queste ore gusta in questura. Tutto questo è guasto, io guasto. Nella valle noi spegniamo la censura. Non vedo, non sento, non sono, ragiono ma parlo. La politica che adottano pur sapendo che la valsusa paura non ne ha. Fuoco alla censura e a noi la libertà. La censura è uno strumento arbitrario, controproducente, educativo al contrario. Conta che come un cario mi girano il coglion, cogli il foglio chiamato stampa e stampatelo in testa. Imposti, impostori, impacciati, impartiti, imbardati, insensati, incapaci di intervenire sul problema. Un emblema al loro schema, in questa schiera gioca una scherma, sullo schermo la mia schiena. Filtrano tutto, insultano l'intelletto, invertono le notizie, la ragione è sempre al poliziotto. Lotto per mille ragioni, è il mio motto, se il complotto è l'accelere della cenere, cenere l'accelere, non credere, non cenere. Un articolo pessimo firmato Massimo Numa come Pompiglio, al massimo mi esilio, se Manganelli e Caselli pensano sia meglio fare di questi paeselli zone militari, esaltazione alle stelle se pensano di giocare a guerra e stellari. Patti chiari, se ci volete ignoranti, beh, sappiate che l'ignoranza genera violenza. Questa è la questione che in quest'ora, in queste ore gusta in questura. Tutto questo è guasto, io guasto. Nella valle noi spegniamo la censura. Non vedo, non sento, non sono, ragiono ma parlo. La politica che adottano pur sapendo che la valsusa paura non ne ha. Fuoco alla censura e a noi la libertà.